Buonasera, stronzi! Proprio così ormai, giochiamo a carte coperte, scoperte, stronzi! No, come va? Infame! Ciao Luca, ciao Jerry! Bastardo! C'è più pieno che mangi i croccanti. No, leghista, no, vedi già, sai giocare, vedi, è esagerato. Mi è arrivato il tablet! Incredibile, i mezzi professionali, vediamo se funziona. Basta che riesco a leggere la chat, per me già è un traguardo. Vediamo. Non ne hablo un cazzo. Non riesco a vedere la chat, porca troia. Perché è tutto così a minchie? Lo devo settare. Allora, gli eventi li vedo, vabbè. La chat. Sti cazzi. No, non è vero. Mi sa che devo settare bene tutto. E voilà. Vediamo se suona pure. Se non suona comunque. E sto dicendo, dai, non ti perdere, vai avanti. No, no, vabbè, ma. Sta capitale secondo me me la devo rifare un giretto. Però adesso cerchiamo di andare un po' avanti. Jerry, Radagon e Marika, bravo che mi hai ricordato. Radagon e Marika, ma ti rendi conto? Quindi Marika e Radagon. Maragon. Rarika. Non ho capito se è una cosa tipo poetica. Tipo nel suo cuore sono la stessa persona oppure ha cambiato sesso? Ma hanno figliato infatti. O ha figliato da sola Marika perché è la dea, no? Quindi potrà anche cambiare sesso, farà un po' come cazzo gli pare, anche se è affascinante. Però si è messa incinta da sola. Non lo so, io so solo che questo lo sconfiggiamo easy. Quindi vediamo. Tu che indaga? Enfa, tanto rompiamo le chiappe a coso. A Morgoth. Allora. La lentezza di questo attacco si spreca. Ok. Ora che siamo belli freschi. Ok. Lì, ambedi. Quando vuole piotta, eh. Guarda la lentezza di questo bastardo. Mi faccia curare. Ok. Io perché io fa aspetta. Adesso un coglione. E via? No. Ok. Tiè, liscio. Ho dato una botta. Meno male che non mi ha preso, non so come. La bottarella. Aia. Secondo me c'è una fase 2. Sono coglione. Ok. Questo me levo dai coglioni. Poi mi tirerei coltellini. Bello, subito. Sto per morire. Non mi ha ucciso. Ok, questo bello. Staggerato. Tossisce la me. Ah sì, adesso sbratta. Ma ho ucciso perché sono stupido. Sono vivo, sono vivo, sono vivo! Sono vivo! Eccola la fase 2, la fase 2 è il sangue. I troni corrotti dalla mia maledizione. Cosa hai fatto? Mamma mia, riesco a farmi pia da tutto quello che mi lancia. Sono proprio un coglione, oh. Sono un giocatore di merda. Ho sprecato tutte le fiale. Ok. T'ho preso. Ma vaffanculo. Bene. Stai fermo. Bene. Dai un'altra bottarella.
La palle... Mortacci tua! Mamma mia che schivate! E poi... Mortacci tu! Io prendo le prendo in faccia! Vaffanculo, mi sa che sono morto prima io. Ma sempre pari, moriamo insieme. Runa di Morgoth! Araldo del frammento Morgoth! Trofeo guadagnato! La tequila è la mia signora! Tutti pari sempre! Perché non sono scappato? Non è che mi sono perso una cattesin? Perché sono rinato qua? Why I am Renato qua? Perché ho vinto. Certo. Come non è un bug, però qui c'è... C'è la... What? Leggiamo la runa di Morgoth. Di Morgoth. Dov'è? Che cos'è? Talismano? No. Runa maggiore di Morgoth, priva di benedizione. Cerca la torre divina di Altus Est, che si erge oltre il grande ponte est di Leyndell. Ci siamo già andati. Ciao Flamia, grazie per il Prime. Ha suonato. Ha suonato ed è giù, però non me lo segna. Non me lo segna questo cesso. Forse le sub regalate, sì, now, perfetto. Ok, ok. Dove può trovare le mie cosa, pochi? Mannaggia, devo risolvere questa cosa della chat, non ho capito, pochi. Lei mi deve perdonare. Le facce ad alta risoluzione. Ciao Ren Rost, grazie per il Prime. Guarda, mi sa che su Instagram mio, se scorri, ci dovrebbero stare tutte e cinque le faccine mie. Oppure in giro si trovano comunque. Scrivi le faccine del Muori, hanno fatto un sacco di sticker, un sacco di robetta. Non so nemmeno come te posso mandare io. Se no scrivi un messaggio privato, mandami una mail su Twitch, te ne invio io. Va bene? Qui mi sa che mi manda solo avanti. Qui c'è ovviamente un assassino dei neri coltelli. Parla! Ah no, non è un assassino. Chi è? È Morgoth! Tarnished. Ti comporti da folle. L'albero madre respinge chiunque osi avvicinarsi. Madonna, che brutta fine che ha fatto. Noi tutti siamo esseri perduti. Ma non ce l'ha più le corna. Nessuno può reclamare il titolo di Lord Ancestrale. Le tue gesta sono destinate al fallimento come le mie. Questi erano tipo noi. Andato. Andato. E mo... Niente, devo andare avanti. C'ho pure la rimembranza de Morgoth addirittura. No, ma no, non ce l'ho. È diventato normale più che piccino, Alfa. È diventato come noi. È lì dove, oh. L'ho vista. Ah, è questa. Rimembranza di Morgoth, il re presagio, scolpita nell'albero madre. Io voglio vedere se sull'albero madre stanno tutte queste sculture. Il potere che racchiude può essere sbloccato a leggi dita. Nonostante fosse uno dei presagi, Morgoth si fece carico di diventare lo scudo dell'albero madre. Egli non ricambiò mai l'amore, stronzo albero madre, non avendone mai ricevuto. No, egli Morgoth piuttosto amò per sua scelta. Non è stato mai ricambiato dall'albero madre, ma lo amò.
Porca bestia, era un simpatico signore dell'albero madre. Qua siamo nei pezzi seri, eh. Siamo per imboccare nell'albero madre. Perfetto, nessuno può entrare nell'albero madre. Li mortacci tua! Li mortacci tua! E quindi? Mo c'è una grazia, prima non c'era però. Finito! Grazie per aver visto con me questo gioco! Ma guarda chi torna la stronzona! Hello again, Ciao, stronza! old friend. Allow me a moment to converse with you. Mi You were dica! unable to enter the Erdtree, Ma where, va, lei lo sapeva e non mi ha prevented detto by the niente! mantle of barbs, the thorns are Le spine sono un impenetrable. casino, The lo so, husk signora mia. of the Erdtree Lo scudo dell'albero fell. madre, tutto ciò This proviene bow was the dall'esterno. only way Il to solo modo per before the presentarsi Elden dinanzi Ring alla nera to ancestrale become è the diventare Elden lord Ring. ancestrale e So superare le first came spine. my Lo scopo della mia purpose, esistenza è first aiutarti in questa aid in that impresa. very Ah, act. lei è tipo la chiave So I dell'albero wanted to madre. undertake Ti invito ad a affrontare un new nuovo journey, viaggio. Oh, sore! forth to the flame of Alla fiamma Rhaenyra, della rovina, far above oltre the le nubi, clouds, sulle vette innevate on dei the snowy giganti. mountaintops of the La giants, fiamma, le vette innevate, cioè è I un can set ossimoro. the Erdtree aflame Boh, plot to twist! guide you Mo down io the andiamo da path fuoco, ci sto to becoming dentro! Elden Lord. Medagliore di Rold. Sulla mappa è comparso segno rosso. I wish Melina! to journey with Ma non you avevamo detto, non dovevamo vederci once più? more Vorrei to the affrontare un nuovo flame viaggio, alle fiamme alla rovina oltre le nubi. Then Allora potrò dare fuoco I can all'albero set madre. the Ma io l'avevo Erdtree detto aflame alla prima and live che guide bisognava dargli you down the fuoco, path to Spoiler! becoming Elden Lord. E vabbè, diventa Elder Lord. L'avevo detto io! Ma là che cazzo ci sono venuto a fa qua? Sono nella metà facile del gioco, perfetto. E quindi? Aspetta, adesso un attimo al sistema. Ok. Arrivederci. Lei non sapeva che era chiuso l'accesso, senza mai incazzo nessuno. Allora, quindi. Mi hanno dato un medaglione. Medaglione ricomposto raffigurante il picco del fuoco. Una volta unite le due metà è possibile attirare il grande montacarichi di Rold, che collega l'Eindel alle vette dei giganti. Secondo la leggenda, la forgia della fiamma della rovina si trova sulla sommità dei monti. Ed è lì che Melina desidera recarsi. Da l'Eindel quindi si va col montacarichi. Qua. Strada per Rod. Ok, andiamo. Non possiamo entrare. Vuoi provare Mog prima? Ma chi è quello del sangue? Cazzo. Volete proprio che io muoia male? No, prima voglio vedere. Finalmente ho finito il tutorial. No, prima voglio vedere. Cattedrale del Rinnegato. Vedete come si imbocca lì? Allora. Ok, voglio vedere un attimo. Meglio fare Mog, dite prima. Però voglio almeno arrivarci al segno rosso. Allora. Ok, ammazziamo sti stronzi. Come si arriva là sotto? Chi è? Puzza, che brutto. Tu mi devi spiegare che cazzo è, chi è sta gente comunque. Mai vista qua. Che? Ciao Andrew Wu, grazie!
potenziare ed... Ah, aspetta un po'. No, qui è... No. C'è un buco? C'è tipo un buco che mi porta dall'altra parte? Allora, la strada è quella per forza. La strada è da qua sotto. Di un po' di rame nel trono, grazie. Qui c'è qualcosa. Ti sei visto tutti i video One Punch Man? Oh. Secondo me da là. Infatti là c'è un'apertura. Allora mi ributto sui tetti. Tanto è buono. Mi butto sui tetti e vado tutto sulla destra. Ah! Mamma mia, manco l'uomo ragnolo. Cheat frusciante piotta sta maniera. In teoria qua ci dovrebbe essere sta. Ci dovrebbe sta quello che io cerco. Dimmi che posso andare di là e non mi sono scammato. Dimmi che non mi sono scammato da solo. Fammi entrare. Vabbè, qua ci sta. Ok. Ma io qua ci sono mai venuto in vita mia? Sì. Solo che non sono mai venuto di qua, seriamente? Prima la porta era chiusa. Se no non si spiega. Oppure sì che sono deficiente, però questo vabbè. Forse sono già venuto, ma non c'era niente di tutto questo. C'erano gli schiavi, quelli sono già venduto. Venduto, mi sono venduto a questo posto. Che? No, dai, su, non mi rompi i coglioni. Prima andà su e andà su giù. Non c'entrabbi qua? Non c'entrabiressi? Tenga! Tenga una spadata! Guarda, si dividono da bravi amichetti il cadavere! Tutti, lo sbrago tutti! E basta! Ci sono arrivato fino a qua? C'è stato un signore? Ah sì, qua c'era la bestia, sono venuto che sì, via, via, non voglio più ucciderti. Mi sa che non sono andato di sopra. Ma vaffanculo un po'. Io posso dire vaffanculo un po'? Mi lascia andare via. Via, 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 via. Io lo posso dire? No, no, io non la conosco. Aia! Io so gli oggetti. Non voglio avere un cazzo a che fare con voi. Sia comodo. Ma io qua ci sono già venuto, porca troia. Che c'è qua sotto? C'era uno che pregava. Però fino a qui non ci sono arrivato, mi sa. Che sono morto prima. O forse ho detto no, no, me ne vado. Ciao Donny, grazie! Ecche, morirò per te, morirò! Fammi cura, fammi cura. E invece sopravvivo! Sì, vabbè. Perché c'hanno le bolle? C'hanno il balsamo? C'hanno il balsamo dello scudo real? Sono uscito a schivare, non mi chiede come. Mamma mia, come schivo! Come schivo! Fanculo. Fanculo. È lui che sbalsama la gente? E io depunisco. Madonna, questi. Da quanto che ne ritrovavamo? Il profumiere baffone. Baffone buffone. Ehi. Ehi. Doppia kill! Qui sono andato? No, no, ero morto, ero. Succede. Adesso sono più forte. Ho imparato dai miei errori.
Qui ci sono già appena passato, porca mignotta, addolora di sé. Allora, qui, no, qui c'ero stato, mi ricordo. Però mi ero fermato qua, sotto alla statua c'ero andato. Uomini di poca fede, fraga. E donne. E non binary 9 e 3 quarti. Posso scherzare su queste cose o mi bannano? È una burla simpatica. Mega ho detto codica. Che cazzo. Non binary 9 e 3 quarti. Se la fregheranno quelli di a te e sei rimasto con i freebooter fino alla fine, quella pagina malefica. Merda! Vedi la cattiveria? Vedi? E la prima morte sartello l'abbiamo fatta perché è un maste. Ma si va dalla cattedrale, no, sta al piano di sotto la cattedrale del rinnegato. Del rinnegato! Io la rinnego come persona! Wow 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 wow. Allora. Mi devo rifare tutto il giro di Peppe Fetish. Che palle, cazzo. Posso dire che palle. Famo giro. Dove cazzo vado? Oddio, forse ha senso. Forse ha incredibilmente senso. Forse è la vita che mi dice di farlo. Io salto, al caso. Ho messo a rischio 100 milioni di anime. Ui, c'è un buco, 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 non c'è. Ha senso? Non mi pare molto. Oddio. Oddio, mi sento andato bene, oddio, oddio, pensate sì. No, l'ho ucciso Gianni Crogiolo. Ecco la porta! Il mantello mociovile da no, perché è il ricordo del nostro amichetto Blythe, che è morto per difendere i suoi diritti di persona libera. Libera! No, il cavallo non lo usa qua, te pare che usi il cavallo in città? Ma no, è zona pedonabile. È cavallo TL. Non si può usare. Forza, forza, forza! Andiamo su. Ma mo riaggro tutto il mondo? Io vi piscio. Pregate, pregate, stronzi. Prega, prega il tuo dio. Ho aggrato tutto. Cosa ti ho frebotato, Raffa? Mo' il giorno che frebotare a te sarà il giorno che mi taglierò i prepuzzi, che ne ho più di uno. Raffa, il giorno mi abbasserò a frebotare proprio te. C'è un ascensore. Tiro la leva e si va agli archivi del Duca. Ciao, stronzo. Sotto si può andare? No. La velocità di questo ascensore. L'hai fatta tu della ZTL a cavallo? Non lo sapevo, te lo giuro. Ma lo vedi, lo dico perché non lo sapevo. A me mi pare che mi sta più a per culo. Però vabbè, facciamo che ci credo e allora lo dico. Ah, ma qui è... No, qui ci siamo venuti. Qui è dove poppavamo... No. No. Qua c'è qualcos'altro. Talismano Drago de Foc. E questi c'hanno il fuoco. Che carini. C'è una cavallo. Sobborghi della Capital City. Che te guardi? Barbero madre se guarda? E moia. No, l'albero è di qua. Lui lo schifa l'albero madre. Lui lo schifa proprio. Puh, albero madre, puh. Oggetti in mezzo. Carne essiccata. Pure il cavallo ci danna dei mezzi. Molto triste. Veramente, very sad. Vai giù. Pam!
Boom! Non è la torre, pensavo fosse la torre. C'è uno scarabeo, sento il suo richiamo. Scarabeglioso. Eccolo. Eccolo. Premb. Ancora vivo, premb. Allora, buttare non mi pare. Ma che è? Oh, mori. È diventato un po' più grande. È diventato un po' più incazzato. Minimo a pietra, a pietra di forgiatura. A pietra di forgiatura. Non c'è un cazzo. Sì, è vero, Ferrero Rocher. Cosa c'entrano i Weasley adesso? Vabbè, entriamo. Mo io ti giuro che se de qua in ciolo anna, E facevo bene. Ho troppe anime, perché io sono un uomo paffuto di anime. Tutti stanzoni che io devo esplorare ogni centimetro, perché sennò mi sento sporco, porca troia. Se c'è un muro invisibile potrei urlare. Vedi qua, c'è un altro buco. Però qui c'è un... Perché c'è un sentiero? Terza sentiero. Forse con l'ascensore. Ma questo è un ascensore? Sì. Ma sì, ma famo proprio a caso. Ma che cazzo ce ne frega. È tornato il sigillo nelle fogne. No. Che sigillo? Ma lì c'è un buco. Lì c'è un buco. Lo vedi che ogni tanto premia il girare intorno compulsivamente. E olè. Tenuta da funzionario. Sudice vesti azzurri indossare ufficiali governativi dell'esercizio delle proprie lugubri funzioni. Sorveglianza, esecuzioni, rituali raccapriccianti. Spesso sono i compiti più ingrati a risultare cruciali. I torturatori. Qui c'è roba buona, eh. Questa è la stanza del torturatore. Lama dell'evocazione. Muro invisibile. Madonna quanto ci stava bene qua, muro invisibile. Pugnale concesso a colei che intraprese un lungo viaggio per assolvere al suo dovere. Il potere della sua precedente padrona, la Vergine della Fiamma, è ancora infusa al suo interno. Chi cammina accanto alla fiamma un giorno troverà la via della morte fatidica. Chi era qua? Oh, l'ufficio di qualcuno importante. Di un Piaz Gross. Ma mo io moro. Ma mo io crepo. Questa sai chi è, ma ti sei perso un'evocazione. Che vuol dire? Ah, me butto. Post. Vediamo. Senza paura, a me che me frega, io me butto. Qui c'è un buco. E basta. È l'arma di Melina, quindi quella era a casa di Melina. O della madre. Silent Hill. Terre Forbidden. Forbidden Lands. Ah, potevo evocare Melina prima di Morgoth. Va, che ci frega. Grasso incendiario. Però aspetta, raga, no. Cioè, allora, qua l'abbiamo sbloccato e siamo tutti contenti. E mi sa che è la zona. Possiamo andare anche a fare l'ultima quest, volendo. E possiamo andare a fare anche l'ultimo boss del vulcano dopo la quest. Però voglio andare a vedere l'altra via. Perché si è aperta la mappa? È successo il finimondo. Ambulanza!
Call an ambulance, but not for me. Poi proviamo a fare Morgoth. Anche se io lo farei domenica. A sto punto. Ma dice, ma dite che lo devo fare? Se no vado troppo avanti con la lore. Ma qui non è che si va qua, no, perché mi ci sono teletrasportato. Ma io farla prima di avanzare, ok. Ma qui avanzare? Qui è un'altra torre. Forse è questa quella di Altus. Per la lore è meglio ora, ok. Ok, ok, allora andiamo a farlo. Ma prima pure di fare questa torre, no? Ehi! Merda! Beh? Aspetta. Io ho la torcia che buca qualsiasi cosa brutta. Vado adesso, prima del buio? I quattro re, veramente. Bug incredibile. Perché se no, questa mi dovrebbe far vedere tutto. Col cazzo. No. E mo? C'ho una paura fottuta. Oh, tu sei veramente brutto. Cazzo, sto in fat troll. E colpisci. Vabbè. Mi ha fatto un cazzo. Dov'è l'altro? Merda. Vabbè, è esploso. Aia. Mo moriamo con le spalle. Un'infamità mai vista. Aspetta. Eccolo. E voilà. Dai, easy. Il fratello è più incazzato. Questi sono tutti presagi. Magia del vigore, però dovrebbe essere morto. Corno uguale presagi, esatto. Ma anche quelli là di... Ma quelli dei cervi non c'entrano un cazzo. Con le corna. Cenere di rollo ammazza presagi. Perfetto. Gemelli. Romolo e Remo. Vado da Mog, sì. Non entro nella torre. Però sblocco la grazia. Sono mob adesso. Vabbè, adesso, perché noi siamo abbastanza fortini. Sono mob da Overworld. Però. Ah no, questa è Altus Est. Quindi questa è quella di Morgoth. Leggiamo Rollo. Che è un ammazza presagi. Rollo è considerato il primo degli ammazza presagi. Un tempo noto profumiere, Rollo assunse un balsamo per affrancarsi dalle emozioni, per diventare psicopatico, per dedicarsi al suo angoscioso destino di cacciatore di presagi. Ok. Rapida visitina qua per vedere se mi sono perso qualcosa. E poi andiamo a ammazzare la trama di Profumo, davvero. Il film è bello, è particolare quel film. È il demone capra usato all'lore. Tipo, là c'è qualcosa. No, lì c'è un tizio. C'è un tizio che... Se capisci. Che fai qua solo soletto? Andiamo a ammazzare quello stronzo. Qua siamo sopra... Sempre l'abisso, perché siamo sopra la capitale. Vai! Il boss più forte del gioco, cazzo! Dai, spendiamo ste anime.
Ha perso le chiavi di casa, poverino, eh. Tutto a fede. 36.000 anime le buttavo. E cazzo ce ne frega. Allora, anzi no, guarda, prima i demonietti abbiamo detto che si possono usare. Vogliamo bombare l'ammazza presagi di Lore. Lo usiamo contro di lui, o i demonietti. O la medusa, poverina la medusa, è un sacco che non la usiamo. Sì, il più forte, tutti a trollare, mi sto scherzando, non è più forte del gioco, però romper cazzo. Sicuro che sarà qualche stronzo più forte. Perché siete dei bastardi. Mo' ammazziamo Mog e riparliamo con tutti, eh. Ammazziamo Mog. Tu capite? Salve, salve, sì, allora. Demonietti, demonietti. Ok, demonietti più 9. Meglio del così. Potenziamo i topi. Dove sono i sorcetti? Che poi diventano 18.000 se tagliamo. Proviamoli. Eccoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 topi, 9, 5 topi! No, mi sa sempre 4 e a 10 diventa 9. Ma gli topi o i... insomma. Topi per il meme, va bene. Topi, 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 topi. Ho sbagliato? Ah no, perché. Aspetta, allora, mettiamo se tutto bene. Ci abbiamo tutto bene. Vai, desorci. Secondo me moriranno proprio malissimo. Sai che vuol dire male, male? Prendila con calma. Tanto qua stiamo. Questi lasciamoli pregare. Oh, chi è? Flamia! Fagli vedere i sorci verdi a Moir Tronlol. Ok, oh, parla pure bene sto tablet. Guarda, sto tablet mi dà una salvata che ogni volta non devo spostare un portatile qualcosa. Dai! Mamma mia, come siamo skillati! Sposto solo il microfono e pace. Sì, mo si ammazza Mog. Ma è un Lenovo del cazzo che ho preso scontato, non costa niente sto tablettino. Facciamo pure spazio sulla scrivania. C'ho sto schermo mobile. E il portatile ve lo vendo a 100 milioni di euro. Perché lo firmo. Vado! Logorco! Sorci a me! Gotta sorci e mo. Ah, è vero, non costano manco un cazzo. Dove sono? Ma ormai sei una pippa. Sono troppo forte. Vai, sorcetti. Sono un coglione. Però pare che mi leva un po' di meno, eh. E vabbè, ma mo moriranno tutti in massa quei sorci. Guarda. Gli fa la Golden Shower. Guarda che casino, sì. Sono meglio i cosi. Fatemi. Sono meglio gli impettini. Però stiamo a metà vita, eh. Io spammo. Ok. Uno. Due me curo. Tre me curo e me fullo. E mo so cazzi mia. Ma perché non mi fa l'attacco il roll? Hai visto che ho rollato e mi ha fatto la swingata normale? Perché non mi ha pokato? Meglio il poke, ma buono. Come disse quello che ha inventato la ciotola di riso col salmone. Sto a mischiare tutto, tutti i tipi di poke. Porca troia. Timing. Ma vattene, va. Mi pare a zia de Sabaku. Mettiamo gli impetti. Vaffanculo a tutti. Allora! Forza un po'!
Dai, impetti più 9, fategli vedere. Mi riempio le anime. Dai, 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 sono delle brande. Dai, che lo sblusamo. Mamma mia, il dolore. Picchia, la prima fase ormai lo sciogliamo perché vabbè. Gli artigliamo de drago. Infatti lui è costretto a tirarmeli tutti insieme questi. Mamma mia, io lo sciocco. Uno, due me curo, tre me curo e me fullo. E mo vediamo un po'. Io stanno da paura. Vabbè, pure così non è che ci stiamo impennando tantissimo, eh. Madonna, che dolore! Cura te! Questo bisogna stare sempre allerta con questo. Madonna, che schifo! Due attacchi. Ma io così perché stavo andando troppo facilino. Pure con gli imp è facile, eh. Pure con gli imp è facile. Vabbè, oh. Adesso lo ammazziamo. È più facile perché ti danno una mano. Poi a schivare lo schiamo quasi sempre. Guarda, non lo prendo. Non lo prendo. Tu mi devi spiegare che cazzo di malattia è. Oh. E perché faccio due attacchi? Meno male che mi ha graziato. Oh. Madonna, gli imp quanto male gli fanno. Adesso lo fa. Uno, due, e c'ha la luce. Sì, però me... tomba di merda, fuoco ovunque. Sai che gli imp stanno a fare una fine del cazzo. Sanguinamento. Addio. Ma dai, ho rollato. E mo ho rollato troppo. Vabbè, c'è rimorro, raga. Ma che non te fa avvicinare? E vaffanculo. Sono morto. Guarda, te fa... Sto stronzo te fa il doppio salto. Il doppio salto te fa sto pezzo di merda. Rimane in aria, li mortacci sua. E da quel pennuto di sua madre. Ma chi cazzo t'ha creato una gallina? Una gallina, quella voce da gallina. Io te sbluso.
Ma poi manco le sbatte le ali. Non hanno un cazzo di senso quelle ali. È solo per far coatto. Ma. Ma. Ma affa. Ma affa culo. Mamma mia. Bravo, 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 saccagna, saccagna. Basta con la doccetta! Via, 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 via. Ok, già con me, come non detto. Oh, ma io... Faglielo, faglielo! Mamma mia! Basta vedere il dolore! Uno. Due meguro. Tre meguro. E tira un po' delle fiamme, tanto perché è un pezzo di merda. Ah! Ma che cazzo. Ok, un imp sta una merda, l'altro sta da paura. E dai! Sono morto, sono vivo. Mi devi dar tempo di curarmi! Non ti lascia un secondo, porco di... Ma lo stai a vedere! Non si ferma! Questo bastardo ladro! E non si ferma, porco di... Non bestemmio, sto per bestemmiare, sto per bestemmiare, porco di... Ma non si gira più! Non te vuoi muove! Oh. Esplode! Vittoria abbastanza meritata. Sono abbastanza soddisfatto. Hai visto come l'ho schivato correndo all'ultimo? L'arrivo della cosa. Mi sono solo spostato. L'arrivo della stia Mogli. Runa maggiore di Mog. Araldo del frammento Mog. Trofeo. Rimembranza del signore del sangue. Mo fase 2 Michella. Meno male. Meno male. Dai, basta soddisfatto di questo try. La prossima volta senza evocazioni. Il potere che racchiude può essere sbloccato, eh? Nel tentativo di elevare Michella alla piena divinità, Mog vuole farsi suo consorte, insediandosi al tempo stesso come monarca. Ma per quanto offrisse di condividere il suo talento insanguinato, non ottenne mai risposta. Michella l'ha schifato, poverino. L'ha sposato a sua insaputa. Una giro di Mog. Cerca la torre divina di Altus Est. Ma è la stessa. Ma la stessa torre per due. Per i due tizi uguali. Ma era la stessa persona che soffriva di qualche malattia? È sempre lui? Doppia personalità? Qui continua, oh. Ma non me ne parla, non me parla Michela? Michela! Ti ho liberato da questo marito aguzzino! Uè! Oh, a stronzo! Oh! Ma che sta sopra un utero? Ma che cazzo? Oh, dammi retta, uovo di Pasqua! Non mi caga, non mi caga. Tocca fare una gesture pure a questo. Mortacci tua. Vap. Vap. Lo lascio dormire, c'ha ragione. Grazie a Perduta.
Oh, Michela, oh, il dio. Mortacci tua, io l'ho tratto. Poverino. Grazie, Zera, per il Prime. Bozzolo dell'Empireo. È ok. No livello. Dobbiamo arrivare. Ma quante anime mi ha dato sto... 400.000 anime c'ho! Ok, arriviamo a 15 qua. 36. Arriveremo a 16 a mente e 40 a fede, se fermiamo. 5 livelli e poi se fermiamo! Mamma mia, no vabbè, c'avevo pure quelle sul gruppone del boss di prima. Insomma, puoi leggere i balsami? Ok. Ok. Aspetta, faccio prima da qua. Sono tutte sue, cazzo. Allora, aspetta, no, le devo leggere da qua, non si scappa, vaffanculo. Allora, lacrime di stallo formate del sangue nei luoghi benedetti. Può essere mischiata. Lacrima, lacrima, può essere mischiata. Lacrima, lacrima, può essere mischiata. Lacrima, lacrima, può essere mischiata. Lacrima, lacrima. La perdero. Che devo leggere? Quello rosso? Formate del sangue, può essere mischiata nell'ampolla di balsamo. L'infuso ottenuto purifica dalla maledizione di Mog, l'orrido signore del sangue. L'ho letto ieri senza... Quindi devo usare il balsamo davanti a lui? E lui... E se sveglia Michela? Ah, ma evitava il drain al cambio di fase! Vabbè, ma sti cazzi. Ma sti cazzi. No, troppo facile. Meglio così. Rimaneva con la stessa vita. Io me butto, regà. Questo è un ponte invisibile, dai. Questo è un ponte invisibile! Vado! Sì! No! Che palle! Volevo andare verso la libertà! E niente. Adesso torniamo. Ecco perché ora posso entrare... nella torre, perché c'ho tutte e due le rune. Il sigillo l'ho preso, Memino, però non l'ho usato perché sono una persona seria. Qual era? Questa qua? Torre divina di Altus Est? Penso proprio di sì. Entriamo. Torre divina di Altus Est. Sì, ma con due rune sei più bello, Eman. Che ci sta? Infatti guarda, ci stanno due fuochi, anzi no, quattro. Me butto, no. Andiamo su per il tubo. Ci saranno le dita morte? Le due dita? Ci saranno i cadaveri di qualcuno come quello di Ranni? Ci sarà la mizia? Lo vedremo. Lo scopriremo subito. Le fogne cosa? Che cazzo ci devo andare a fare le fogne? Già ci sono andato. Sì, è vero, ricorda Killua e le porte. Ma l'avevo già detto, mi stai frebutando, Dario. Mi stai frebutando, l'avevo detto. Lei è una bestia. C'è tutta la nebbia. Guarda l'albero. Stiamo appiccicati. Vista sull'albero Matre. Le dita con le due rune. Quindi anche in loro ci credevano le dita, diciamo. Chi è? Infatti quella dei Mog, runa magia di Mog, quella dei Moggoth è nel sangue. Ma sono tutte morte ste dita comunque. Runa magia di Mog. Una strage di dita, di ditini. Una grazia pure sopra. Torre divina Altus Est. E vabbè. Quindi adesso sono cambiate le descrizioni delle rune?
Sì. I figli corrotti. Che re presagio era nato tra gli auri e che era realmente il signore di Leyndell. Questa luna maggiore è l'anello portante che regge la base e dimostra due verità. Che il re presagio era nato dagli auri e che era realmente il signore di Leyndell. Quindi era un figlio... Cioè, era parente di Godric e di Goodwin. Doveva regnare. Che era figlio di Goodwin? No, di Godfrey? Era fratello di Goodwin? E gli auri sono Goodwin, no? Dal nome dovresti capire che erano figli. No. Runa maggiore era l'altro frammento Mog. Offrisce una petizione di sangue. Mog e Mogoth sono gemelli. Erano fratelli che hanno scelto strade diverse. Le rune maggiori sono prevedibilmente simili, ma la runa maggiore di Mog è bevuta del sangue maledetto. Per l'amore devoto che rivolge alla bietta Gora in cui è nato nelle viscere della terra. Sono Mario e Luigi, sì. Ok. Ora. Ci stiamo lasciando qualcosa indietro. Ma dite voi quanto ho esplorato. Ho fatto tutto bene finora, tu mi dici. Ma tipo, mi sono perso cose importanti. Se no vado avanti. Mi sono perso qualche zona opzionale. Questa liurna, porca troia. Sono ancora a tempo per piarla. Ti ricordi di aver affrontato il Mog Freebooter? Sì, più o meno. Da ste parti. Beh, da ste parti. Ma salterà quella cazzina che è la più bella del gioco, cioè? Sono in tempo, ok. Allora, innanzitutto prendiamo la mappa di questo cesso di posto, che è vicino. Allora, seguiamo la strada. Seguiamo la strada. Qui c'è un capuccione. Tocca girare. Infatti, sono oltre la barriera, infatti, got. Siamo nelle terre degli estranei. Troveremo gli estranei? Dove sarebbe la strada, mi scusi? Vabbè, io vado dritto. Vabbè, Margit è quello dell'anima gialla e Morgoth è quell'altro, e fin qui. Chi è? So strano se ti dico che te voglio bene. No, grazie, anzi, grazie per volermi bene. E grazie per i 10 euro. Mamma, tu sei pazzo. Grazie mille. Ma dovete volere bene alla vostra mamma e papà e quelli intorno a voi. Se mi stimi ti faccio ridere, grazie. Ma vole bene. È una cosa seria. Tutti in tasse. Tutti nell'anticipo di novembre. Mica è finito pagare le tasse, sì. Oh! Elmo da masnadiere. Mi sa che già lo avevamo. Qui c'è il precipizio pizio. Che è tutta sta auretta rossa in giro? La strada mi pare abbastanza lineare. Ci sarà qualche anfratto nascosto, ma... Porco Giuda, ecco. Ma sì, ma un po' di anfore di veleno solo per farti bestemmiare Gesù. Bravo, salta da là che io salto da qua. Non li sciotto quanto me lo del culo. Ma la fa culo. Bella quest'arpa, me la dai? No. Qua sicuro che stanno 800. Che è la sfonno? Io voglio solo la mappa. Fa la quest, torna indietro, ammazza il tizio di Villa Vulcano. E poi potremmo anche chiudere la live. E domenica riniziamo in questa nuova zona. Questo dovrebbe essere quello delle fiale. Quindi ci pisciamo addosso dalla felicità. Cioè, nel senso non ci frega niente. Però nel dubbio lo famo secco. Chi? Cosa?
Sti nanetti stanno un po' in giro per tutta la mappa. Devo capire bene la lore. Aia! È vero, perché non scende il veleno? Che è sta lameria? Manco il veleno scende. O scende molto lentamente. I masterneri sono nani che menano. Fine della lore. Determinante. Io mi sto perdendo una grazia de più. Tutti scarapaggi inutili. Mamma mia, canta cattiveria. Secondo me qua è la zona della mappa dove le grazie sono pure nascoste. Te le devi guadagnare, porca troia. Che è qua sotto? Che mi rappresenta? Niente. Che bello questa aurora boreale rossiccia. Che è una chiesa quella? Una chiesa dei mali gaiane? La dea del posto? Non è una fratta, vaffanculo. Eris, ma se devi andare non ti devi scusare. No, allora ti costringo a rimanere. Non ti scuso, ma devi andare, vai. Buonanotte, buonanottissima. No, Fe, non mi guarda. Non mi guarda. Morti. Quella è una grazia, dai. No, è un albero. Semino. Semino d'oro, lo mettiamo insieme agli altri. Che è lì sopra? Niente. Ecco, no, ecco, già. Non te bagga. Qui c'è un masnadiere che guarda l'orizzonte. Arrivederci. Dove sono? Sono ancora in altissimo mare. In altissimo rio mare. Io perché vado qua e non mi dai manco un oggettino? Che mi ci fai andare qua a mezzo ai serci? Vabbè, siamo quasi arrivati. Ma dammela una grazia. Allora, tutti i serci senza senso. Mi ricordo un po' il DLC Dark Souls 2. Ma solo perché c'è la neve, quindi non c'ha senso. Chi è? Grazie per i due mesi, Marel Gui. Ole Ale Farenz, Intensifriz. Tutti guardano fuori il paesaggio. Io non li voglio disturbare. Non li voglio disturbare perché mi sembra maleducazione. Quello che è un edificio. Mi ricordo il DLC Dark Souls 2, eh? Sì, perché? Che cosa succede? Niente. Ma posso usare cavallo? Ma posso usare cavallo? Vaffanculo a me. Me l'ero scordato questo cavallo di merda. Ma posso andare con la velocità? Dice qualcosa. Niente, rovine. Ah, ma poi io non ho ancora capito se qua c'è dalla maniera. Perché te pare che non sbuca a caso in mezzo alla brughiera? No, ti prego, no. Un altro di questi, no. No, no, cazzo, no. Stavo a dire una cosa, ma la so scordata, porca troia. Ah, non ho ancora capito perché le rovine cascano dal cielo. Guardalo, guardalo. Cioè, ma tu mi devi dire se è normale. Irse qua c'è dalla maniera. Oh, azzi, ma davvero. Dimmi che c'è una statua di Marica. Oh. No, basta col cugino. Ti consiglio una passeggiata di notte, pure. Pure. Mo io devo ammazzare questo. E quello dopo e prendo la mappa. Su, su. Ah, ma qui c'è qualcosa di grosso. Tutti che difendono qualcosa di grosso comunque.
Grasso congelante, mi pare giusto. Qua ci stanno mite. Aia, tutti i debuff del freddo. Ok, veniamo se qua. Non posso manco evocare. Non viene qua? Non ci viene qua. Why? Posso manco evocare. Lui mi darà l'ascia se quell'altro non dà la spada. Lui mi pare pure più incazzato del fratello. No, dai, gli levo tantissimo. Sai che gli levamo tantissimo. Madonna, pure lui però, eh. Mo qua posso evocare. Ok, ma non evocherò. Non evocherò. Devo scacciare i miei demoni. L'apostolo. L'apostolo Gargoyle. Sai che dopo Morgoth lui c'è comunque uguale. Tieni. No. Bastardo. Che fa? Ok. No, guarda, mezz'ora di finestra d'attacco. Aia. Ah. E vabbè, traddo. Bastardo. Ma spiazzato. I mortacci due. Sono uscito allisciando, sì. No, non te incastra a mezzo di scale. E dai! Vabbè, eh. No, telecamera! E dai! Uso tutto. Sui cojones. Dai, ma non è possibile. Sto giocando male, eh. Più aggressivo. Più aggressivo. E dai. Non ci credo. Non ci no! Ragazzi, no, le bestemmie! Gesù! Perché? Non ci posso credere! Non ci posso credere! Due lisci! Cioè, ma come cazzo? Ma non è possibile! Pure con l'affondo della spada lunga 8 metri e 14! Tu me devi dire come cazzo è possibile! Tu me lo devi dire! Ma hai visto che lisci? Ma che lisci? Ma poi casca da un barcone. La spada troppo corta. Ok. Rifamolo. Senti, io l'ho sconfitto prima, eh. Mo. Ci vado un po' del leonino. Metà vita, ciao. Questo non l'avevi mai fatto. Mi ha pure dato fuoco. Tacci tu. Ha preso, cazzo. Via sempre. Liscio. Sì, vabbè. Da sotto. Da sotto. Bene. Tacci tua. Quanto sei un fenomeno a schiva. Guardalo. Fermo lì. Guarda, vabbè. È tutto uno schivare a vicenda. No. Ballerina volante del cazzo. Lì c'è una scritta. C'è una scritta. Dai, un altro corpo.
Traddamo, Traddamo. Guarda qua, guarda come gala, guarda come gala. Fanculo stronzo. C'era una scritta però qua. Lama gemella nera del gargoyle. Ah, era un amico. Ascia nera del gargoyle. Tutto gargoyle. Tutto gargoyle, signor. Pensavo fosse una scritta di un programmatore che ti dice: ah, ah, stronzo. Calava un po' troppo la vita, eh. Infatti. Fare un giro notturno. Sì, ma prima mi devi fare una grazia. Se no, col cazzo. Era Millicent un'altra volta. Non riuscivo mai a evocarla, porella. Quindi mo la dovremmo beccare da qualche parte. Porella, Jerry, veramente. Dammi una grazia. Fa la grazia. Qui che c'è? Attenzione, qua si va. C'è un buco? C'è un buco? Dai, metti un buchino. Guarda che sto a fazzi. Guarda, guarda. Parkour. C'è un cazzo. C'è un buchino dall'altra parte? No, non ho mai lavorato con Python. No, no, io programma mi limitavo a PHP, che è sempre un linguaggio di programmazione, per carità. MSQL lato server, però sapevo quello. Poi lato client, io facevo i siti poi. Poi lato client, HTML, CSS, sapevo quello. E un po' di Java, ma non tanto Java. Solo prendevo già le cose già fatte, le modificavo per i cazzi miei. Tipo le transizioni o cose del genere. Quello. Oh, la dita! Preferisce Remus, no. Coraggio, posso leggere. Certo che io Python avrei dovuto impararlo solo per il nome. Le tue dita, prego, le tue dita. Torna indietro. Oltre queste lande si cela le fiamme dei giganti. A chiunque è proibito proseguire. Ma noi ce ne sbattiamo i coglioni. Arrogo dell'albero madre è il primo peccato cardinale. Quell'atto libererà la morte fatidica. Ma allora Milena è cattiva, segnando la fine del mondo stesso. Chi oserebbe mai affidare un simile carico? Certamente non le dita. Ma lei è cattiva, Milena. Melina, come cazzo si chiama? La piccola mela. Ma Melina, quindi, da mela in italiano, che i giapponesi stanno picciati come il primo peccato originale? È per questo la piccola Little Apple. Facciamo. Guarda come si muove, guarda il bug. Oddio, che c'ha? Trema, c'ha paura? Ma perché fa freddo? What? Facciamo un giro di notte. C'ha freddo, guardalo. Paura bestia. Guardalo, guardalo. Ok, si è calmato, è tutto a posto. Facciamoci un giro di notte. Non mi pare sia cambiato un cazzo. Nebbia c'era e nebbia c'è mo. Dai, mo esce l'uccello. L'uccello. Il cavaliere. L'uccello cavaliere notturno. Il cavaliere uccelloso notturnamente. Il notturno cavaliere uccello. L'uccello cavaliere della notte. La notte cavaliera uccellosa. C'è un cazzo. C'è un cazzo. Vai, boss, su. Non c'è un cazzo. Qua sotto, dai. Non lo so, mi hanno detto fatto un giro di notte. E io me lo faccio. Non mi pare ci sia niente, però. Allora io proseguo. Però mi sono ricordato che devo andare a vedere di là. Ma la grazia prima. Allora vaffanculo. Trono, come approcci una ragazza? Allora, di solito gli chiedo cosa preferirebbe tra l'affogamento e l'asfissia. Perché secondo me l'affogamento è brutto, eh. Però la mia paura più grande è tipo essere chiuso sottoterra in una bara. Se non scappa è tua. Se non scappa è tua. Diciamo per scremare. Beh, andiamo al trono del muore. Se non scappa a gambe levate e chiami i carabinieri è tua. Proverò, io non te lo consiglio. Eccolo il grande montacarichi di Bros. Questa è la tecnica maniaco pazzo bastardo. Però piace, piace. Piace a quelle fissate col GOT, col Game of Thrones. Dai, questo è un altro che dobbiamo far vedere al cielo. Vedere al cielo.
Vai. Cutscene fondamentale quando tiri su i medaglioni in coppa alle statue. Azzavegna! Qua c'è sta la meccanica dei medaglioni spezzati. Cioè, tipo il terzo, oltre quello segreto che ancora dobbiamo trovare. Ah, mi sa che dobbiamo trovarlo in questa zona. Ok, i medaglioni magici. Poi butti un occhio a quali altri medaglioni ho. C'è non altro, quello segreto. Quello là della tizia del lupo. Che abbiamo potenziato. Ma non è vero, Mariano? Ma che veramente ho perso un dialogo con Millicent? No! Ma non è vero! Ma hanno detto che evoca, non cambia un cazzo! Ah, torna così! E voilà! Eccoci qua! Ah, ma sta proprio all'inizio la mappa, diciamo. Guarda, vediamo l'albero madre. Ci stiamo riallontanando dall'albero madre. Tutta la fatica che abbiamo fatto per venirci. Vette dei giganto. Facce scenne, però. Aggirischiata. Ovviamente non è che poi andrà dritto. Ci starà tutto un... Ma che è? Robert Barra è Piton. È il patronus di Piton. Ci sta aiutando nell'impresa. Perché stanno gli spiriti dei cerbiattini? Oh! No, come Ovest. Stavo a dire l'ultima mappa. Sì, dai, però, vabbè, ma che una mappa per sta scorreggiata de coso? Ma che stai a fa? Ma che stai a fa? Ma dammi la mappa! E non rompe i coglioni! Leggiamo le vette dei giganti. Però sai, vorrei fare una cerca di dipinti. Durante la guerra dei giganti fu attraversata da una marcia che scavò sentieri tortuosi lungo le pareti rocciose per raggiungere le inesplorate regioni rocciose della roccia del vette dei giganti rocciosi delle giganti roccia vette. Perfetto. Qua c'è una rovina. Entriamo nelle rovine di Zamor, di Zamunda. Guarda chi c'è! Il più pezzo di merda! Finalmente ci incontriamo, senza luce, come con un destino da Lord. Perché quel muso lungo? Perché ho trovato una mappa che non è una mappa. Immagino tu abbia degli ascorsi con questo recipiente. Chi? Ma chi è morto? L'ha dato a me. No, è morto! Tu sei Shabiri e hai preso possesso. Spero tu possa accettare di buon grado. Si è fregato il corpo del tizio. La vita di una dolce vergine devo sacrificare. Che dovrai gettare nella forgia infuocata. Un'idea orribile su cui riflettere. La tua ascesa richiede il suo sacrificio, spontaneo o forzato che sia. Ma quale fama otterresti dopo l'incoronazione? Che cazzo ne so? Nobile senza luce, aspirante lord, percorri la via del vero rigore. Risparmierai la povera giovane e ardi le tue carni in sua vece. Dar solo uno, se accetti di mostrare risolutezza e ascendere al trono superando degne avversità. Sì, Shabiri era quello, era lo schifato da tutti. Quello della fiamma, della frenesia. Quindi è lui. Cazzo. Parla con Melina. Quanta gente che vuole parlare con me? In mid game nessuno. C'è qualcosa che vorrei dirti. Mia madre mi ha assegnato uno scopo. L'abbiamo trovato domani. Ma ora agisco secondo la mia volontà. Ho votato il mio cuore al mondo che sogno di forgiare. Libera dai progetti di mia madre. Ma che è la dea pure tua madre? Non permetterò a nessuno di criticare le mie idee. Neanche a te. Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Strong independent woman. Io non ti ho chiesto niente. Sai, vuol dire niente.
Vorrei parlarti di mia madre, ma io... lì c'ho qualcosa. E quindi? No, benedenza della luce, ciao ciao ciao. Ma dovremmo tornare pure da Maschera d'Oro per vedere se è spostato? Ignora... Ah, ma perché mi stava di altre cose? Scusate. Aspirante Lord, scendi in profondità. Oltre la capitale dell'albero madre! Cambiamo il dialogo! Chiedi udienza alle tre dita e alla fiamma della frenesia! Si è aperta la porta? Se irriterai la fiamma della frenesia, le tue carni alimenteranno il fuoco. E la ragazza sarà risparmiata. Ah, ma la ragazza quella che gli diamo le uve dei sciabiri. E questa è la via più virtuosa per il trono. Per diventare Lord del Caos. Brucia per sempre l'albero madre. Tutti che mi dicono che brucia sto cazzo d'albero. E cerisci tutto ciò che divide e distingue. Oh, se stai città. Regnare sul mondo, porta il caos, regnare. Scendi in profondità. Chiedi utenze alle tre dita. Queste erano le tre dita, infatti. Quelle sbarazzine che ci hanno un dito in più. Tocca andare alla tavola rotonda? Ci avrei una domenica per parlare un po' di lore. Cerisci, passa la regia. Facciamo così, andiamo a vedere se è aperto quel pertugio. Che, dove starà? Chiesa inferiore della capitale? Dove abbiamo ammazzato Mog? Poi chiesa inferiore. Ma... c'era una grazia. Aspetta un attimo però, eh. No, ho sbagliato. C'era una grazia però dove abbiamo ammazzato il boss. Voglio riparlare con lui per vedere se sono finiti i dialoghi. Lui vuole che diamo fuoco a tutto. Scendi nelle profondità oltre a capire l'albero madre. Chiedi l'udienza delle tre dita e fiamme della frenesia. Perfetto, adesso me lo dice dritto per dritto. Ok. Ma perché è apparso così senza senso se si è preso il corpo del tipo? Qui. Catacombe di Leyndell. Proviamo catacombe di Leyndell. Di sicuro era quello. Però se tutto va bene, la porta è quella giusta e non mi fa rifare tutto. È un freebooter di corpi. Corcazzo proprio. Trono ancestrale, no? Abissi dimenticati? Qua! No! Sì? Va bene uguale qua? Mi sa di sì, dai. Forse non ho sbloccato la... Aspetta, mo c'eri... Mo vedo un attimo come si chiama. Cattedrale del Rinnegato. Ah, vabbè, ma guarda dove stava fuori dalla città, porca tro... Sono un pirletto. Si è aperto qua? Si può buccare chi dentro?
Sì! Minchia, povere bestie. Povere bestie. Tutti frecciati male? Ste frecce hanno una mano. Brace giallastra. Sono una spada. Ma che so, grattini. Qui è un casino, eh. C'è qualcuno che suona? Poverini. Madonna. La Kamehameha. C'è qualcuno ancora vivo. Poverasci. Qua già si è capito che è un super bivio tutto. Mi dispiace, sì. Non mi servono i grattini. Ah, grazie, sì, spero. Io voglio andare subito a vedere. Merda, ecco, grazie, eccola. Eccola! Spoiler! Sotto c'è un cubo. The Cube. Meno male che mi ero seduto qua. Ma dov'è la grazia? Scusate. Tra l'altro. Ma quale cazzo è la grazia? Mannaggia il vostro dio! Porca troia! Ah, mi devo sedere! Ma ogni 30 secondi mi parlano, ma porca... Ah! Ma è lì, parliamo con sta strot, che cazzo vuoi ancora? Che cazzo vuoi? Se intende fare la tua fiamma della fresia? Ma fatti i cazzi tuoi! Fatti, come? Ma come, 2 secondi fa mi hai detto che nessuno si deve permettere di dire quello che devo fare? È il caos! Piagato! E mo mi rompi i coglioni, ipocrita bastarda! La vita resiste! E le nascite non si arrestano! Sai quanto cazzo me ne frega? Non me ne frega un cazzo! Hai finito? Hai finito? Non dimenticare la verità delle mie parole! Io ci sputo! Io non so chi tu sia! Non so dove ha studiato! Rinuncia alla fiamma! Fatti i cazzi tuoi! Fatti i cazzi tuoi! Rinuncia! No! No! Vattene! Vattene! Tasci, zitte, pio! Si trova il corpo tutto smembrano! No, un po' troppo, un po' troppo. Sono un po' aggressivo, mi calmo, mi calmo. Ma guarda un po', mo do fuoco a tutto. Mo, guarda, stavo, mo do fuoco a tutto perché mi ha rotto il cazzo. Non mi si deve dire quello che devo fare. Non mi si deve dire. Che cosa vuoi? Ma sta volo! Oh. Lì dietro c'è qualcosa. E io lo voglio. Ma che c'è dietro? Un catino. Che è là? Che è? Che ho? Come? Devo spaccare tutto. No, cioè, tu mi devi spiegare quell'oggetto. Che cazzo l'ha messo lì? L'anticristo l'ha messo lì. Cioè, ma che cazzo stai a fa'? Ma bug! No, avanti. Prendiamo i materiali, continuiamo a scendere. Comunque qua poi scende dritto per dritto usando le travi. Però io voglio esplorare. Runaurea 11. Qua devi scendere per forza così. Il ricettacolo della fiamma della frenesia, ricettario. C'è qualcuno che suona. Ottieni materiale. Osso di bestia pesante. Ok, mo tocca cazzo un po' sulle tombette. I suppose. Tu mi dici come. Oppela! Perfetto. Dove conviene andare? Di qua. Oh! Merda.
Oh Gesù Cristo. Mo casco. Ecco Yorsh. Un applauso a Yorsh che prevede il fuculo. Il fuculo. Dato il mostarzo spiro. E ridono. Questi stronzi ridono alle mie spalle. Brutti pezzi di merda. Brutti stronzi maledetti. Non vi dovete permettere di ridere alle spalle della streamer. Hai capito? Perché qua c'è un oggetto e mi sono scordato? Cazzo, cazzo! Non osate! Non osate! Comunque mi sa... Ecco! Occhio di Yodel! Venite con me! Venite con me! Venite con me! Stronzi! Ora mo se butta nel moro potrei urlare. Ah! Ok. Forse mi conviene andare direttamente su quell'altra, vaffanculo. Oh! Che mi sono perso? 18 oggetti mi sono perso, eh? E mo sono morto. Perché ho sbagliato tomba. Non vedo appigli. Non vedo appigli. Dove cazzo vado? Impossibile vedere, ma cosa? Quella là, dite, per forza, ho capito, però pensavo giù. Ah! Ah! E mo questa è in... Guarda, guarda che merde. Sì, quella l'avevo vista, cazzo. Non è quello. Però pensavo che si poteva scendere pure da là. Siete proprio dei... Porco dinci. Non ce la faccio più. Mi fa male il coccige. Developpato male. Poi sono 87.000 anime, me ne frega più manco un cazzo. Qui si muore, signori. Qui si muore! Qui, bravo, guarda, sono contento per chi suona che ha imparato per Elisa, cazzo, manco la mia cuginetta suona così di me. Porco di... Oh, allora, siamo morti, abbiamo perso 90.000 anime. Non ho bestemmiato. Non ho bestemmiato. Adesso possiamo andare più spavaldi, più spigliati, più che viviamo la vita. Un quarto di miglio alla volta. Oh, 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 Gesù, Gesù Cristo. Grazie, mi ridai le mie zero anime, perché io le pretendo. Sono cascato non si sa come. Il salto più facile della vita gesucristica. E vaffanculo. E vaffanculo. Vedi qua è un altro modo che scende. Prendi! Ah! 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 C'ho fame, cazzo. Io non ho cenato per fare la live con voi, capito? L'ho fatto per voi. Non ceno per voi, no? Perché sono stato tutto il tempo a fare i mali fantastici e me lo sono scordato. Per voi, sentitevi in colpa. Streamer si sente male per colpa dei sub. Hai capito? Io ve butto in mezzo, io ve mando sul TG. Dico che è colpa vostra, che mi avete plagiato mentalmente. Hai capito? Io lo dico. Hai capito? Io ve faccio carcerare. Streamer minaccia i suoi iscritti. Porco Giuda! Vai così! Porco Dio! Mi sto rovinando la reputazione per fare questa merda di sito viola. Sito viola di merda. Bannami, bannami, cazzo. Bannami. Sto in home, bannami. No, scherzo. Un altro sito viola. Ditemi un altro sito viola. Quello, quello, quello.
quello, quel sito, quell'altro, che non è questo. Vaffanculo. Bezos pupù. Io vado direttamente là, fanculo. Beh sì, ho insultato il capo. Allora, che vuoi fare? Eh? Mo' banno davvero finita la festa. Flamia, cheers! Il sito di... No, mo' mi querelano. Beh dai, stai per ottenere direttamente la fiamma della frenesia LUL. Sì, ma ce l'ho io in capoccia. Veloce cosa, tua zia. Salvandola, che è una brava donna. Se io scendo qua moro. Aspetta, posso far così? Siccome qua c'è un dislivello, che tanto io li slitto tutti i dislivelli. Dio Cristo. Non mi dica donna della, perché in cevato fanculo. Cristo. Non rollo un cazzo! Rollo è quello che abbiamo preso prima! La cenere! Ritorna il mio vecchio nemico. La levitazione. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Mi sono subato solo per farti rollare. Hai fatto malissimo. Ho fatto una cazzata di quelle proprio. Eh? Non ci voglio andare giù. Ma i punti persi cosa? Io manco vedo che fate i sondaggi. Devo capire come mette la chat in questo cesso di tablet nuovo. No, scusa, piccino. Già quasi un giorno e già ti offendo? Lì c'è un oggetto, vaffanculo, lo voglio subito. Ma io scendo di qua adesso. Secondo me se scendo di qua sono una persona con dei principi più sani. Fanculo! No, mamma mia, quanto sto a bestemmiare l'anima di... Ma adesso moro. A meno che non prendo quell'angoletto del cazzo. Dai cazzo, mamma mia, sono un geometra della madre, mi curo propiziatorio. Adesso accanno questo di salto. Mamma mia, che culo impavido, Breyart, culo impavido. Adesso se casco bestemmio, dispiace per i credenti. Porco Dio, sono vivo però. No, voglio l'oggetto! Aspetta, pausa, perché mi sto a tilta più di quanto dovrei. Sono una persona fortunata, con questo lavoro, con la gente che mi vede, anche a lunedì notte, che mi dona. Faccio i video che mi piacciono, anche se mi danno l'anima. Riesco a pagare le tasse e non dovrei avercela con Gesù Cristo. Però, dai, pensa alle tue fortune, Trono. Pensa a quanto sei bravo. Dai. Dai. C'è una... Però io devo rifarlo. Perché sopra c'è una pietra di forgiatura 2 inutile a merda. Che però io voglio. Melina, che cazzo vuoi? Melina, che cazzo vuoi? Melina, se ci fosse un gabinetto ti ci infilerei la capoccia. Non cercare la fiamma, fatti. Oh, tu devi vivere la tua vita. Se aspiri il trono di Lord, non negare la vita, le nuove nascite. Ma io ti ho mai detto che volevo fare il ruolo di Lord? Poni fino a questa follia. Se la fiamma, la frenesia, fatta la rima. Vai, va e pa fuori da sto posto. Ok, vattene. No, io voglio. Questo è il finale della frenesia, da quello che ho capito. Però voglio il finale morte io. Fia, non si infama. Quella frase partitica davanti a Margit. Ma quindi se io entro rimango fregato? Che è una porta? Madonna mia. Ho perso la quest degli Urna? Perché? Perché? Fermi tutti. Non farlo. Dove ci troviamo? Se entri in un casino.
Allora, raga, fino adesso abbiamo fatto tutte le quest senza aver loccato i finali, no? Tu mi insegni. Ma è stata di che se entro locco il finale? Oh, chat. No, questo ditemelo. Perché se fino adesso c'ho sempre la scelta, tutto a posto. A parte non posso entrare da nessuna parte, vaffanculo, ragazzi. Ma non si può nemmeno menare. Ma mi fate cagare sotto, pezzi di merda. Non c'è niente qua. Ma va a cagare. E beh, chissà che me credevo. E allora? Esco e rientro? Ci sono tre torce accese? No? Ce ne sono due non accese. Vorrà di qualcosa. Vorrà di qualcosa. Ragazzi, porca troia, io mi devo rifare. Devo rifare scalette. Per prendere qualche. Qualcosa mi dice che hanno messo solo emoji. Vabbè, levate, levate, dai, dai. Tanto non si può fare un cazzo. Io mi devo rifare tutto il percorso. Perché devo piacere quell'oggetto di merda. Per forza. Oh, ok, non mi dite niente. Non mi dite niente. C'è Jerry che controlla tutti. Me compreso. Quindi, fermi tutti. L'importante è. Io vorrei scegliere alla fine il finale. Da fa porco d'inci bastardo. Pam! Cosa? 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 Non è una scelta che mi vincola. Allora a posto. L'importante è che non mi sei vincoli. E allora scialla. No, forse perché siccome entro in un'area dove non si può fare a botte, non muoio. Che sarebbe un controsenso. Allora. Dai, cazzo. Ah, questo è andato bene. Troppo poco, porco. Prendilo! Sì! E vaffanculo! Ah, che palle! Voglio quell'oggetto, non me ne vado, cazzo, non me ne vado. Ecco, questo è lo streaming. Vedere un pazzo maniaco compulsivo. Se vedo l'oggetto lo deve prendere. Così faccio pure nell'editing così, eh. Devo fare una cosa, la faccio. Non è che me ne vado. Se l'ho vista la faccio, cazzo. Se non l'ho vista, pazienza. Io lo voglio. Non si muore più perché entriamo in una no-fly zone. Se mi viene in mente un meme, lo devo fare. No, ho sbagliato. Ho sbagliato, cazzo. Ho sbagliato. Aspetta, forse sono ancora in tempo. Sono ancora in tempo, faccio come cazzo mi pare. Non ha capito niente. Io vado proprio in quella tomba. Sputrunf! Addio. Ecco. Però non si muore. Allora. Mo c'ho un'idea. Prendiamo sto oggetto e ci rifacciamo l'inizio della nuova zona di notte. E poi si salutiamo. Il tizio di Villa Vulcano lo famo domenica. E continuiamo la zona nuova domenica. Che è un giorno in teoria quello vero di live. E domani continuiamo a leggere One Punch Man e andiamo veramente in pari. Mangio, sì, pure perché mo continuo a lavorare, un altro paio d'orette. A Harry Potter. Venerdì deve uscire, cazzo, non uscirà mai. Però guarda, quando parlo sa. Dai, vabbè, ma l'hai. Cioè, ma scusa. Ha fatto l'animazione per alzarsi per poi cadere. Cioè,
Miyazaki, io ti stacco l'anima e me la magno, manco i dissennatori. Tu non sai leggere, leggo io per te, non ti preoccupare. Allora. De qua. Ma le anime non me ne frega niente. Sei sicuro di aver preso tutto? Ecco. Mo controllo. Ma poi c'è uno che suona, bisogna capire chi è. Non abbiamo... Ma che ca... Prendi l'oggetto, porco. Hai chiuso il gas? No. Ricontrolliamo tutto. Inizia ambientale la musica. Sì. Cominciamo a menare a tutti i muri. Tipo qua si può cadere. Che era? C'era un oggetto là? No. Questa è una shortcut. Ha finito? Non ha finito. Qui c'è un altro. Ma perché poppano gli oggetti, raga? Cappello da mercante nomade. È vero, questi sono tutti mercanti, povere bestie. È vero, questa era la tribù dei mercanti. Cappello di mercanti nomadi decorato con minuscole gemme. Un tempo i mercanti prosperavano sotto l'egide della grande carovana, ma furono accusati di eresia, catturati e sepolti vive nelle profondità del sottosuolo. Un saluto. Chi ha catturato? Il signor Adolf? Il loro clan eruppe in un canto, lanciando una disperata maledizione ed evocando infine la fiamma della frenesia. Sono stati i mercanti che trovi in giro a fa sto casino. Si sono creati il loro dio, Goble Jack e Squillo de Lusso. Ma chi è che suona? Chi è che suona? Para! Guarda quanti so, poverini, Lemax, sta a vedere? Ore bestiole. Chi è che suona? I want to know chi suona un po'. Sembra venire da giù. Eccolo, ma sono un ciecato. Ah, è lui che suona. Non mi colpisce nemmeno. Ma perché non mi ha visto? Se mi ha visto come lui, cioè, mi parla? Ammazzalo, ecco. Piuttosto moro io. Oh, a parte qua c'è una shortcut. C'è una shortcut per venire qua. E l'ho fatta per sbaglio, stando per morire. Vabbè, mo ci torniamo da quello. Dai, portami fortuna! Troppo, ho saltato. No. Oh, Cristo santo, il salto più facile del mondo. Oh! Ah, c'è pure tutto un piano! Frenesia intellettuale. È un demisessuale. No, vabbè, nel senso. No, è ineluttabile. Esecutore, spricciola gli occhi e la fiamma gialla la frenesia. Per poi ghermire i nemici e contagiarli la sua follia. L'incantesimo provoca accumulo di follia all'esecutore. Ed è efficace solo contro i senza luce.
Fissare il prossimo negli occhi è la forma più intima di contatto umano. Beh, è vero. Ti guardo. Scudo dell'impronta. Che è l'impronta di un gigante? Grande scudo in pietra con un'intricata decorazione di impronte di dita. Uno dei gran scudi più pesanti. Appartiene alla tomba di un'antica divinità su cui delle dita hanno impresso un messaggio. Ah, le dita! Hanno impresso un messaggio che non verrà mai letto e che si dice abbia dato origine alla frenesia. So tipo le tavole de Mosè! Oscure! Flamia, buonanotte, grazie! Oddio, ma questo mi ha seguito o è sempre stato qui? Io ti uccido. Niente. Ah no, qui c'è sta un segreto. C'è un oggetto segreto. Ottieni materiali. Questi non mi cagano. Ma se li uccido tutti in colpo pazzetto? Ma se faccio un attacco potente in tipo l'artiglio, cazzo. Niente, manco l'artiglio. Ma io devo da fuoco. Ma no, io meno perché pensavo mi attaccassero, solo che li sciotto. Servivano loro. Merda, sono un coglione. Servirà un terzo giro. No. No, ho capito, sono loro che... Ma se invece... Ce l'ho un attacco frenesia? Vediamo se con questo... Scusa, eh. No. Vabbè. L'ultimo giro... Il potere. Dai, mo però siamo più skillati. Siamo più skillaci. Lo scudo è rottissimo, lo vedo. Mi sembrava un po' uno scudo di Havel. Ma sì, io quello lo ammazzo. No, questo è morto già. Dove era qua? Ma no, non mi dà un cazzo. Non era questo, me sa. Aia. Vabbè. Ma non mi ricordo più qual è la via buona, però. Qual è la tomba che mi fa imbocca? Quella con la lucina, presumo, perché non so scemi. Era questo, comunque. Questo è quello che suona. Dammi lo strumento. Niente. Fine della musica! Bene. Porco... Mamma mia! Che culetto! C'era uno vivo? Bucio di culo. Sempre culo quando faccio qualcosa di figo per voi, eh? Mamma mia, siete come vostra madre. Mai un credito mi date. Arsede, cornuto. Arsede. Come faccio? Non posso fare l'attacco con scudo. Si è arrabbiato. Si è incazzato. Vabbè, lo vedo dopo. Spacca tutto un po'. Far favore. Bravo. Tutto questo per prendere cosa? Beh, dai.
un messaggio di Michela. Ui! Allora era importante, dai. Bella spacciatore di calcio. Cruciale questo, fondamentale. D'altronde. Che devi fare? Succede. Ah no, abbiamo letto le lame del gargoyle, ma mi sa che già ce l'avevamo, guarda Yal. Ah no, abbiamo letto questo dell'albero madre, ma non ce l'avevamo già. Pesante e arco dell'albero madre. Siamo alle frecce auree ai tempi antichi. Potenzia tutti i danni della freccia in base alla fede. Beh, io te lo uso a questo con la fede comunque. L'arco pesante è l'albero madre, no quello di Radan. Vabbè. Dov'è la spada mia? Abbiamo alzato l'arco sbagliato. Noi siamo fedeli, quindi diamo fuoco. Perché mi dici che non posso usarla? Ah, perché questa è quella. Madonna, ci somiglia pure questa, l'ammazza Draghi, Leggiamo il coso di Michela. Dove sta? Ah, volevo cercarmi un po' pure i quadri, mannaggia. Messaggio, eh? Michela l'Empyrean ha creato un ago in grado di resistere all'influsso delle divinità esterne. Chi ha ereditato la fiamma della frenesia ma non desidera diventare il signore. Ah, farebbe bene a cercare l'ago di Michela. Ma io l'ho beccato Michela. Torno da Michela? Qua possiamo leare il segnalino. Bozzolo dell'Empyrean. Lo scartavetro in mezzo al lago. Che sia lago dorato. Michela crea le cose da dentro l'ovo. Come cazzo è possibile? Qua non mi pare sia cambiato niente. Vabbè, allora. Signori, io direi di iniziare domenica. Qua il segnalino possiamo levarlo. No, qua lo lasciamo con la fiamma della frenesia. Però tipo qua. Perché non si è capito, lì c'è qualcosa che non si è capito. Mettiamo questo. C'è rimasto qualche altro segnalino, tra l'altro. Qua per la tartarugona, che forse abbiamo capito come si sfonda, c'ha delle robe sopra. Qua niente più segnalini. A Khaled pure, abbiamo tolto anche quello là. È un botto che non becchiamo radici mortali per il nostro amichetto. Qua dobbiamo trovargli un vasaio. Dobbiamo tornare pure a parlare con i vasi, cazzo. L'universo dobbiamo fare. Ah, dobbiamo fare la quest per andare là. Allora. Qui è proprio tutta una strada dritta. Allora, rifacciamoci questa strada di notte e ci salutiamo, signore. Mi ha detto di fare questa strada di notte. Ce la rifacciamo. E la prossima volta partiamo con parlare con tutti i personaggi. Domenica alle 19. Non mancate. Chi c'è qua? Cavaliere. Il cavaliere nero. Mi pare molto una linea dritta alla cavaliere nero che ci passeggia autunno e inverno. Ricontrolliamo un po' tutto. Vediamo se c'è qualche oggetto che ci siamo perdebireggiuti. Tipo qua sopra c'è qualcosa? Guardando vado, guarda. C'è sta un tipetto nanetto. Guardate qua. Mazza, ma non c'è manco un oggetto. Cioè,
Ti chiedo tanto, eh. Uno gettignao. Sono tornato all'inizio. Non mi fanno aprire la mappa questi bastardi. Ovviamente rovine che cascano. Oddio, ho flashato una grotta. Ero l'uomo più happy dell'universo. Colonnina. Oh, eccolo il cavaliere nero. Te pare. Buttate, buttate. Oh, quello era un bel salto. Merda. Merda. Tosto sto cavaliere, eh. Merda. Liscio. Cominciamo a lisciarlo, vai. Liscio. Dove va? Torni qui. Bravo. Fatte via. E fatte via. Guardalo. Quello si butta di sotto. Ma mi spieghi dove vai? Mi spieghi che fai? Ma porca. Mamma mia. Mamma mia, si incastra in mezzo all'albero. Cioè, lo scavalco. Oh, riesco a lisciarlo in tutte le maniere possibili. Bravo, bravo, incastrate. Bravo. Ehi, bravo, incastrate. Incastrate. Sono riuscito a lisciarlo. Top. Top. Bravo, bravo, guardalo, guardalo, guarda come lo buggo. Buggatissimo. Guarda il coglione, guardalo. Il Nazgul, guardalo. Riesce sempre a prendermi, eh. Ma ha preso un'altra volta, eh. Il coglione. Voce moro, eh. Il coglione. Madonna, la lancia fortissima. Adesso te spio. E invece non te pio. Tradamo. E fatto via. Ma dai, cazzo, ma non è possibile. Non vedo un cazzo. Però te pio. Guarda, molto suggestivo. T'ammazzo vicino a... al precipizio piccio piccio. Guarda, guarda, guarda dove t'ho portato. Guarda. Addio. Cenere fendente fantasma. Questo potrebbe essere carino. Potrebbe essere caruccino. Il Nazi Ghoul. Ah, qui poi è proprio dritto dritto. Veleno, ovviamente. Perché... non è che se può scende? Tipo qua? No. Mi pare un corridoio un po' del cazzo, dai. Un segretillo. Oh, sarò scemo io. Ma non trovo una cippa. Ah! Ah! Vabbè, 40.000, senti. Vediamo. Io vado a lavorare al video. No, perché sto a metà. Devo vedere pure l'altra metà. No, no. No, no. Devo portare a termine la mia missione. Devo andare a essere portata in salvo. Stacco nella hub principale. Dai, nani, messi apposta solamente per...
non farmi aprire la mappa, io lo so. Guarda si cadi, eh. Oh, guarda. Madonna quanto so fatti col culo. Madonna come si incastra. Non ce devo sta più de notte. L'ho ammazzato il cavaliere nero sotto baio. Porca troia, sotto baio. Che cazzo dici? Dimmi che questo sta sotto e non sopra. Sta sotto, perfetto. Vola, mio ministronzo, vola, perché te tiro via, vola. Streaming di qualità. Qui non c'è un cazzo. Io mi ostino a cercare cose. C'era il boss. Qui c'è un altro boss. Ma una rovina. Questa è una torre. Che è? No. Non è assolutamente un cazzo. Un cazzo. Niente c'è. La tristezza sta zona, oh. Lo schifo conclamato. La merda della società. Ma metti meno getto per terra. Niente. Ovviamente non posso aprire. Ok. Signori! Mi dispiace che urto il tuo culo, Yorsh. A Davide il tuo culo con... Vabbè. Allora, ci vediamo domenica! E poi vi ricordo che il 31 c'è la maratona. Dove finimo sto gioco? Lo finimo, dai cazzo, non credo. Però, beh, una maratona all'Iurna e una maratona nelle zone finali. Fa molto ridere. Ci rivediamo domani alle 7 di sera, numero magico con One Punch Man. E domenica, sabato mi riposo e domenica si continua. Grazie a tutti, fate i bravi. Andiamo a parlare con tutti questi tizi e vedremo come prosegue tutto il pagnottone. Ciao ciao! Ciao 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 ciao! Grazie per essere stati con me come al solito! A farmi compagnia mentre giuoco! Ciao 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 ciao!